In questo video descriviamo quello che è accaduto questa notte nella zona del Sannio. Alla mezzanotte si sono verificati 15 terremoti tra Benevento e Paduli. Di questi, tre hanno avuto magnitudo maggiore di 3,5. Per l'esattezza, abbiamo avuto il terremoto di magnitudo 4,1 alle 3,08. Il terremoto di magnitudo 3,5 alle 5,47 e il terremoto di magnitudo 3,7 alle 10,35. L'area in cui è avvenuto il terremoto di questa notte è un'area caratterizzata da una sismicità elevata. Guardando il catalogo dei terremoti storici, infatti la zona della provincia di Benevento è stata interessata nei secoli da terremoti di magnitudo fino a circa 7. In particolare, Benevento, la città di Benevento ha avuto danni per i terremoti del 1688 di magnitudo 7, per il terremoto del 1702 di magnitudo 6,5 e per il terremoto del 1732 di magnitudo 6,6. Benevento ha avuto danni anche per un terremoto di magnitudo 7,2 avvenuto nel 1456, di cui non si ha l'esatta posizione dell'epicentro e della faglia sismogenetica. Ci sono stati danni anche per terremoti più recenti di magnitudo inferiore ed esattamente per i terremoti del 1930 e del 1962. E ci sono stati anche danni per il terremoto del 1980 in Irpinia. Sul blog ingvterremoti.wordpress.com sono disponibili tutte le mappe che vengono mostrate in questo video. Quello che vediamo qui è la sismicità degli ultimi 30 anni, dove la sismicità che si è verificata nelle ultime ore è indicata con dei simboli rossi. Quello che possiamo notare è che questa zona non ha avuto terremoti forti e questo in qualche modo rappresenta il terremoto più forte, degli ultimi 30 anni. In questa mappa è possibile vedere le localizzazioni dei terremoti che sono avvenuti, da questa notte fino ad adesso e la localizzazione di questi terremoti può essere sovrapposta alla mappa di pericolosità. Quello che è facilmente comprensibile è che questa sequenza è avvenuta in una zona ad alta pericolosità. La mappa di pericolosità costituisce lo strumento più importante per fare prevenzione e la prevenzione è la migliore difesa dai terremoti.